Day Dreamer, anticipazione episodio 80. Uma vuole separare Jean e Sanem. In questa puntata, a casa Edin, Sanem e Leila pianificano qualcosa per far riconciliare i genitori, organizzano una cena molto romantica e li chiudono in sala, poi scappano via. I due si siedono a tavola e si prodigano i complimenti l'uno per l'altra, mentre guardano vecchie foto, poi parlano e poi si riappacificano. Sanem si reca da Jean, i due si stanno abbracciando affettuosamente quando arrivano Emre e la madre, che non sentendosi a suo agio in albergo si sta trasferendo in casa di Ivit. Intanto suonano alla porta e sopraggiunge l'intero ufficio per lavorare sulla campagna di McNennon. Tutti parlano della compagna e del probabile profumo preparato da Fabri. Sanem è a disagio ed Emre la osserva. Arriva anche Uma e Sanem le prepara il tè. Sanem è felice perché la donna pare più cortese con lei, ma Jean la mette nuovamente in guardia, dicendole che non la conosce. Suonano alla porta ed è Seda, invitata da Uma. Leila intanto chiama Sanem, le comunica che i genitori si sono riappacificati e le chiede di tornare a casa. Jean la riaccompagna e poi si trasferisce nella casa in montagna. Là Jean apre una scatola in cui trova una fotografia di lui e di Emre piccolissimi insieme alla madre e la osserva a lungo. Intanto Uma dice a Seda che lei è perfetta per Jean. Uma vuole separare Jean e Sanem, ma Emre le ribadisce che fratello sta con Sanem. Uma afferma che Jean è confuso e che c'è qualcosa in Sanem che non la convince. L'indomani Emre e Jean parlano in ufficio. Quest'ultimo è risoluto a rimanere in montagna finché la madre sarà a casa loro e comunica che in giornata farà la proposta di matrimonio a Sanem. Da quando ha incontrato Sanem ha imparato ciò che significa amare e fidarsi di qualcuno. Emre esce dall'ufficio di Jean e dice a Sanem che vorrebbe parlarle, ma arriva Jean e vuole che la ragazza vada con lui. Allora Leila e Emre si incontrano in una caffetteria e Leila vuole sapere cosa volesse dire alla sorella. Emre racconta a Leila di aver visto Sanem uscire dalla compagnia di Fabri e le chiede conferma della cessione del profumo da parte della ragazza, cosa che lui sospetta. Leila glielo conferma e gli dice anche che a breve Sanem vuole raccontare tutto a Jean. Emre mette a corrente Leila del fatto che Jean vuole fare a Sanem la proposta di matrimonio e la invita ad avvertirla perché non vuole vedere il fratello distrutto. Leila però non riesce a contattare la sorella, così lei e Emre decidono di raggiungerli alla casa di montagna. Mentre sono in auto, Emre riceve la telefonata di Eileen che vuole sapere dov'è e vorrebbe andare a cena con lui, ma lui rifiuta. Emre chiede poi a Leila se c'è qualcosa tra lei e Osman. Lei risponde che sono cose sue personali e loro sono lì per Jean e Sanem. Intanto Sanem e Jean arrivano alla capanna e lui ha preparato tutto in maniera davvero romantica. Sanem dice che dovrebbero stare lì per sempre. Jean le chiede se si annoia a stare con lui e Sanem dice no. Poi apre una scatolina contenente l'anello fatto con la pietra di luna bianca che Sanem aveva inavvertitamente rotto. Jean le dice che da quando l'ha conosciuta è cambiato e si sente una persona diversa e che lei è la sua parte luminosa. Poi le chiede di sposarlo. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!